Al termine della partita Saluzzo-Caraschese terminata 0-0, siamo col mister degli ospiti Brovia, a cui chiediamo innanzitutto che impressione ha avuto dei suoi ragazzi al termine di questa partita comunque molto combattuta. Guarda, di oggi ti dico che non è una cosa positiva il risultato, perché oggi è mancato il gol agli altri e basta, cioè abbiamo sofferto, il Saluzzo ha fatto meglio di noi e quindi ti dico, la squadra non è questa la Caraschese, ecco, ancora la Caraschese vista quest'anno sia nelle prime giornate di campionato che mercoledì in Coppa Italia è un'altra squadra. Ecco, oggi non so se per motivi magari fisici arrivando al mercoledì di Coppa, non lo so, anche mentali, perché anche di atteggiamento. Siamo partiti male, abbiamo fatto male il primo tempo, il secondo tempo abbiamo provato a risistemarci, nonostante tutto loro hanno continuato a creare occasioni e poi paradossalmente abbiamo avuto negli ultimi minuti, ultimi 5-6 minuti, noi l'occasione ancora per vincere, ma sarebbe stato troppo, perché dico sinceramente il punto va stretto al Saluzzo e a noi, nel senso, per noi è tantissimo, ecco. Io sono contento solo del risultato. Ecco, diciamo appunto in un certo senso lo 0-0 è un risultato che accontenta, nonostante forse voi foste venuti qui per un altro risultato, magari per vincere. Ma vabbè, oggi siamo alla terza di campionato, tutte le squadre, tutte le si interpretano tutte le partite per vincere, nel senso che non è che bisogna far conti, ecco. Saluzzo siamo venuti per giocarci la partita, ma come Saluzzo giocava per vincere, noi abbiamo cercato di vincere, tutto lì. Però sinceramente già dopo 20 minuti ti accorgevi che non era la domenica esatta, ecco, tutto lì, poi. Sai com'è, a volte non pensi di trovare delle difficoltà e ti ritrovi di fronte a difficoltà incredibili, ma non forza o meno dell'avversario, noi personali, ecco. Comunque, Saluzzo, faccio davvero i complimenti, oggi ha fatto una gran partita, tutti i punti di vista, ritmo, intensità, ho visto una cattiveria nel Saluzzo che, ecco, non è mancata oggi. Ecco, parlando dal punto di vista generale, dopo tre giornate è chiaro che è difficile fare delle previsioni, però è un campionato che più degli altri anni forse si preannuncia combattuto, con risultati anche in un certo senso clamorosi. Ma no, assolutamente, questo è un campionato molto equilibrato, squadre sono tutte di livello, io vedo anche dai risultati di oggi un campionato che davvero sarà di livello e con squadre che hanno tutte sono attrezzate, ecco. Noi siamo nel gruppo, non siamo niente in più, niente in meno, cioè noi dobbiamo lavorare, lottare, correre e batterci, e se noi regaliamo anche solo un uomo dal punto di vista proprio atletico e di mentalità, noi non possiamo, noi siamo una squadra che gioca da squadra e deve esserci tutta, ecco, tutti devono giocare al massimo, ecco. Oggi non si tratta proprio prestazione, ecco. Poco da dire. Ringraziamo mister Gianluca Brovia. Grazie a te, ciao.